Ma è stata una partita in cui loro hanno avuto più gestione di palla, noi non riuscivamo specialmente nel primo tempo ad andare a prenderli alti, poi nel secondo tempo siamo ripartiti molto bene, abbiamo un attimino corretto questa cosa qua. Secondo me è stata una partita in equilibrio, noi abbiamo arginato un pochettino loro. Forse le più belle occasioni le abbiamo avute noi, perché nel primo tempo anche con Arini sotto porta c'è stata una mezza rovesciata che poteva finire meglio. Abbiamo sbagliato tantissimi ultimi passaggi, ma questa per noi è una consuetudine. Al di là di questo, aver recuperato un risultato così importante per noi, perché ci permette di dare continuità di risultato dopo. Come è avvenuto anche il primo gol, il gol loro a 10 minuti alla fine, per noi questo ci la dice lunga, perché è una squadra che in questo momento non molla, sa affrontare le difficoltà anche sul campo, e quindi ci prendiamo questo punto che ci dà continuità di risultato. È chiaro che sarebbe stato sicuramente straordinario se quell'ultima occasione avessimo potuto trovare la vittoria. Magari forse il pari era la cosa più giusta, però in questo momento noi hai bisogno anche di quelle situazioni lì per tirarti fuori e per trovare comunque autostima, convinzione, è quello che stiamo cercando di fare. Marco, intanto ben ritrovato, ben rivisto allo Stadio Adriatico. Ti volevo chiedere una cosa sulla lettura tattica che ha avuto il Pescara, perché con la difesa a 3 ha limitato molto bene i movimenti di Ciofani e Ceravolo. Vi ha sorpreso un po' questo schieramento? A 4 probabilmente la potevate fare meglio, se il Pescara fosse stato a 4 era meglio per voi? Ma guarda, è chiaro che un 3-5-2 contro un rombo si è un pochino facilitato sui cambi fronte. Onestamente, devo dire la verità, tranne appena ho visto la formazione iniziale, ho capito che avrebbero giocato comunque a tre dietro, e quindi questo sicuramente è una scelta tattica che ha fatto il mister, ma noi non ci ha cambiato molto. È stata più che altro è stata la gestione di come andarle a prendere sulla loro circolazione da dietro, che nel primo tempo c'era un pochettino, i ragazzi non accettavano di uscire fuori alti e di andare, Castagnetti rimaneva sempre un pochino troppo basso, in protezione di Mascini, e questo ci creava un pochino dell'inferiorità numerica. Però tra il primo e il secondo tempo, quando siamo riusciti anche a gli ho dato queste indicazioni, andare un pochettino più alti, l'abbiamo fatto bene. Poi è chiaro, loro è una squadra che ha molto palleggio, porta molti giocatori in zona palla, e quindi con questo fraseggio spesso ti manda un pochettino fuori la pressione. Baroni, avete dato continuità alla vittoria con la Salernitana, però questa squadra, grandi nomi, grandi firme, lei è arrivato da poche settimane, fatica soprattutto a fare gol. Avete il peggior attacco del campionato con 10 reti, un gol per Ceravolo, un gol per Ciofani. Baroni è preoccupato per questa sterilità offensiva della squadra? Allora, intanto questo è un campionato dove non si gioca con i nomi, si gioca con la gente che lavora, c'è da lavorare, sappiamo, c'è da alzare molto il ritmo, siamo una squadra che deve giocare più con ritmo. Io sono convinto che poi anche perché i nostri attaccanti li conosco, e sono convinto che presto troveranno i gol. Siamo la terza squadra per tiri in porta, quindi vuol dire che là ci arriviamo, che spesso sbagliamo l'ultimo passaggio, sbagliamo la rifinitura, e quindi questo ci porta un attimino in questo momento ad avere chiaramente uno score, per quanto riguarda le realizzazioni, non bello, non positivo. L'ultima da parte mia, poi ringraziamo Paolo Loda dell'ufficio stampa della Cremonese. Abbiamo parlato tante volte della tua esperienza qui a Pescara, parliamo di un'altra. Detto di un'altra cosa, ha detto Zauri: sì, va bene, devo ringraziare Baroni perché mi ha fatto smettere di giocare e quindi ho iniziato la carriera di allenatore. Poi però ci ha ripensato e ha detto: però sono un po' anche arrabbiato perché volevo smettere io, volevo decidere io quando smettere, e l'ha presa a ridere. No, vabbè, ma questo io mi ricordo solamente che abbiamo parlato. È chiaro che è sempre difficile, no, smettere, ma ci sono passato anch'io. Non sai mai quando. Io ho solo espresso il mio pensiero, poi lui ha iniziato questo lavoro, questa carriera, e sta Quindi facendo la sta molto facendo grazie a bene. Baroni. No, 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 sta facendo grazie alle sue qualità, grazie a me no, assolutamente. Io, per quanto riguarda, è chiaro, sono arrivato qui in un momento dove c'erano tanti giocatori, qualcuno anche meno giovane,
e c'era anche un rinnovamento e quindi abbiamo fatto delle valutazioni, però al di là di questo, insomma, adesso lui deve essere concentrato su quello che sta facendo, perché lo sta facendo molto bene. Ultimissima battuta, Baroni ha incontrato, ha salutato il presidente del Pescara Sebastiani. Certo, ci siamo abbracciati, ci siamo salutati. Acqua passata quanto accaduto qualche anno fa dopo Varese. Ma non è successo, il calcio poi sono delle situazioni, ci siamo salutati, abbracciati, abbiamo ricordato gli arrosticini che ci siamo mangiati insieme. Quindi.